Benvenuti in questo nuovo video, sono sempre Andrea. Allora, questo è il primo video del 2021 dove faremo una chiacchierata e colgo giustamente anche l'occasione per farvi gli auguri di questo 2021 e spero vivamente che questo 2021 sia decisamente migliore di quello che abbiamo appena superato, ok? Detto questo, nel video di oggi non parliamo di fotografia di ritratto, non parliamo neppure di flash e tantomeno di luce LED. Vi porto un argomento nuovo che non ho mai portato in questo canale. Ne approfitto oggi perché vi presento un microfono molto interessante che viene rilasciato proprio oggi, 8 gennaio, dalla Comica. Ha delle caratteristiche molto speciali che le ritengo molto interessanti sia per me che per voi, che potrebbero interessarvi, e perché con questo microfono ho delle idee nuove da portare qui nel canale, un nuovo format che porterò a marzo con l'inizio della bella stagione. Quindi seguite il video, non skippate, che sicuramente potrà interessarvi anche a chi magari di audio ne frega proprio nulla, però magari ascoltate che qualcosa di interessante salta fuori. Una premessa molto importante è che io non sono uno specialista dell'audio, quello che vi sto portando qua nel canale sono esperienze personali e quelle che mi hanno insegnato dei colleghi che sono molto più bravi di me, che fanno questo di lavoro, ok? Io mi occupo, come sapete, di fotografia, non sono un tecnico dell'audio, però qualcosina giustamente ho imparato, anche perché se devo fare dei video su YouTube qualcosina devo sapere, non è che devo andare a chiamare sempre una persona, se no non avrebbe tantissimo senso, ok? Quindi la mia esperienza ve la porto. Non vi ho mai portato, come vi ho detto prima, video sull'audio proprio per questo motivo, però adesso qualcosina ho imparato. Dei microfoni io ce li ho sempre avuto, dei microfoni professionali, e oggi vi porto questa che è una novità, come vi ho detto. Innanzitutto parliamo del packaging, di come arriva. Allora, innanzitutto una bella confezione bella rigida, e al suo interno, oltre ovviamente al microfono, troviamo i due cavi, i cavi principali o per collegarlo alla fotocamera o ovviamente al telefono, ok? Dopodiché troveremo un cavo USB che serve ovviamente per caricare la batteria, perché lui ha una batteria, ma dopo ve ne parlerò meglio nel dettaglio, o per fare l'aggiornamento firmware. Dopodiché abbiamo due antivento di nuova concezione, dicono che sono molto efficaci, che ovviamente dal momento che ha due capsule ne servono due, ok? E ovviamente abbiamo i classici manuali e la garanzia. Detto questo, parliamo adesso delle caratteristiche fondamentali e principali. Vi ricordo che viene rilasciato proprio oggi, 8 gennaio, giustamente, quindi è una novità e sicuramente troverete da oggi tantissimi altri youtuber colleghi che faranno delle recensioni di questo microfono. Quindi quello che non vi dirò io lo troverete anche da altri ragazzi che fanno la recensione. Allora, innanzitutto materiale costruito tutto in metallo, metallo schermato, quindi bello resistente. Allora, dimensioni 12,5x6,5 per un peso totale di 130 grammi, quindi è un po' più pesante rispetto al video micro della Rode, perché ovviamente questo qui, avendo anche delle dimensioni un po' più grandi, ha anche una batteria interna, perché ovviamente lui deve essere alimentato. Allora, vediamo un po' com'è fatto. Allora, partendo da sopra abbiamo le due capsule, i due braccetti. Questi due braccetti si possono modificare, si possono aprire o a 30 gradi o a 90 gradi o addirittura in modalità bidirezionale, però dopo vi farò un focus su questa funzione. Dopodiché abbiamo una ghiera con 10 step che serve per guadagnare del gain, ovviamente servirà nel caso in cui noi registriamo l'audio da più lontano. In questo caso io sto registrando a gain 1 perché sono molto vicino alle capsule, come dovremmo fare di solito per avere l'audio migliore, però alle volte può capitare che dobbiamo registrare l'audio da lontano. Dalla parte destra abbiamo l'ingresso per le cuffie se vogliamo monitorare l'audio. Parte opposta abbiamo l'ingresso jack che servirà ovviamente per collegare il microfono a una fotocamera o eventualmente a uno smartphone. Ovviamente dovete in questo caso cambiare il cavo, dovete mettere quello grigio, ovviamente ha anche un'etichetta che lo riconoscete se volete usare questo microfono con lo smartphone. Dopodiché abbiamo una porta USB che serve per ricaricare la batteria e ovviamente per fare l'update del firmware. Nella parte posteriore cosa troviamo? Troviamo un piccolo monitor, un piccolo display IPS, quindi lo vedrete bene anche sotto il sole. E il monitor serve per vedere la modalità che stiamo usando, il livello della carica della batteria e per vedere se abbiamo attivato o disattivato il filtro Love Coat. Come tasti abbiamo il tasto di accensione, ovviamente dobbiamo tenerlo premuto per qualche secondo e dopodiché si accenderà, e questo
tasto serve anche per attivare questo benedetto filtro Lovecut, che potrebbe tornare utile in quelle circostanze dove, malgrado nostro, registrare con dei rumori, questo filtro ci aiuterà a eliminarli. Non fa miracoli, però qualcosina ci aiuta. Il tasto centrale serve ovviamente per cambiare le modalità, che dopo vi dirò nel dettaglio. Ok, sottostante abbiamo il braccetto che serve per collegarlo allo stativo, dal momento che è dotato di un filetto da un quarto, come l'ho attaccato io in questo momento. Ovviamente potete anche fissarlo nella solita della vostra fotocamera. Ha anche un anti-shock, evitare le vibrazioni, anche questo non fa miracoli, però vi aiuta abbastanza. Facciamo brevemente anche un test paragonato a un altro microfono, sempre un microfono cardioide, in questo caso è il modello VM10, sempre della Comica, ok? Che come caratteristiche sono uguali, identiche, sputate al modello della Rode Videomicro, cioè le differenze sono minime, così vi potete fare anche un'idea. Allora, state ascoltando l'audio del Transshot, facciamo anche un attimo di silenzio così sentiamo il rumore di sottofondo. Ok, adesso facciamo lo switch, ci sarà un attimo di interruzione. E questo è il VM10. Facciamo anche qui un attimo di silenzio, sentiamo il rumore di sottofondo. Ditemi voi qui sotto nei commenti quale secondo voi è l'audio migliore in questo caso. Allora, bene ragazzi, siamo usciti in esterna, siamo in mezzo al bosco. Allora, sto registrando con la GoPro, sono a un metro di distanza. Allora, proveremo questo nuovo microfono, così vi fate anche delle idee. Vi ricordo che ovviamente all'interno troverete anche il cavo per collegarlo al telefonino. Questo invece è quello normale, comunque per ricordarsi basta guardare, c'è anche l'etichetta e il jack a tre tacchette, ok? Molto semplice. Solo per lo smartphone, invece per la GoPro usa il cavo normale come le vostre fotocamere, ok? Allora, adesso stacchiamo e colleghiamo il microfono della Comica. Allora, abbiamo collegato il microfono, allora sono a un metro di distanza, facciamo un po' di silenzio così sentiamo anche i rumori di sottofondo, anzi i suoni, perché siamo in mezzo al bosco. Ok, questo è quello che si sente, l'abbiamo messo a potenza 1, c'era anche 0, però noi partiamo da 1. Allora, indietreggiamo un po', adesso sono a 2 metri, andiamo ancora un po' indietro, senza esagerare, adesso saremo a 4 metri, occhio e croce. Ok, andiamo indietro un altro po', il mio tono della voce è sempre normale, non sto alzando la voce. In questo caso ho messo a 30 gradi, ho messo la potenza al massimo, giusto per vedere, anzi per sentire l'effetto, ok? Un metro e mezzo, e quando aumentiamo la potenza serve proprio perché non siamo vicini o perché c'è del rumore. Ovviamente adesso non c'è rumore, ci sono solo io che parlo. Adesso sarò a 5 metri, ma noi andiamo molto indietro, andiamo al massimo fino a qua, e sto parlando sempre normalmente e questo è quello che si sente, ok? Adesso non lo so, probabilmente non mi sentite molto bene, non lo so, vedremo a casa. Ricordo sempre che la potenza è a 10 al massimo, ok? Quindi esageriamo un po', ma tanto giusto per renderci conto, in modo sbattere contro un albero, ok? Andiamo vicini, abbiamo una distanza ragionevole e speriamo che si senta bene. Comunque lo trovo molto interessante questo microfono, questo che lo userò, ok? Prendiamo la distanza normale, ok? Spero che questo test vi sia servito per farvi un'idea di come funziona questo microfono. Questo è un test audio con il microfono della Comica, il modello CVM-WP3. L'audio che state ascoltando non è stato modificato in post-produzione. Test 1, 2, 3, prova, mettiamo in pausa. Abbiamo fatto lo switch, abbiamo installato adesso il Transshot, sempre della Comica, il nuovo microfono appena rilasciato, e questo è l'audio che state ascoltando. Anche questo non ha subito nessuna modifica in post-produzione. Arrivati a questo punto, parliamo delle quattro modalità che ha questo microfono. Allora, innanzitutto ho installato anche gli antivento che ci danno in dotazione, sono due perché sono ovviamente due capsule, si infilano come un calzino, hanno un elastico che li tiene bloccati, quindi non scapperanno. Allora, prima cosa, accendiamo il microfono. Un secondo e mezzo circa,
Una volta acceso il microfono, decidiamo la modalità che vogliamo usare. Adesso è già impostato in modalità mono. Ovviamente funziona come un classico microfono che tutti conosciamo, catturiamo solo l'audio di chi sta parlando. Se volessimo modificare questa funzione e fare la modalità bidirezionale, innanzitutto modifichiamo nel menu, mettiamo la modalità bidirezionale, invertiamo una delle due capsule, quale vogliamo noi, e in questo sistema catturiamo l'audio sia davanti che di dietro. Funzione molto utile per chi fa i vlog, ok? Richiudiamo e mettiamo la modalità stereo a 30 gradi. Abbiamo delle tacche sulla testa che ci aiutano. Ricordatevi sempre di mettere anche la modalità nel menu. Ecco, abbiamo messo 30 gradi. Se non ci bastasse, ovviamente possiamo ampliare il raggio e mettiamo il massimo 90 e modifichiamo anche nel menu. Ecco qua. Queste sono le quattro funzioni, quattro setup diversi che ci aiuteranno a registrare l'audio migliore per i nostri video. Per quanto riguarda le batterie, come vi ho accennato in precedenza, allora abbiamo un'autonomia di 20 ore, ok? Quindi è una buona autonomia, potete stare tranquilli. Però ovviamente i consigli che vi do è di ricaricarlo, ovviamente prima di utilizzarlo, specialmente in esterna, di ricaricarlo al 100% e di portarvi sempre dietro per emergenza un piccolo power bank, un power bank normale, anche perché specialmente se registriamo come in questo caso d'inverno, dove la temperatura è abbastanza bassa e potrebbe scendere anche di più, ovviamente le batterie si consumeranno molto più velocemente. Ecco perché è sempre meglio portarsi dietro un power bank per emergenza. Il power bank potete collegarlo al vostro microfono e voi potete continuare la registrazione senza nessun tipo di problema. Questi test vi siano stati d'aiuto un pochettino, ma sicuramente adesso, come vi ho detto prima, troverete altri colleghi che faranno dei test magari più accurati. Io ho questo microfono solamente da un mese e per via delle vacanze natalizie, le festività, più impegni lavorativi, non ho potuto approfondire più di tanto. Sicuramente da inizio marzo, quando comincerò a registrare i nuovi video che voglio portare nel canale, dove mi servirà anche lui, quindi potrò valutare meglio questo microfono. Come prezzo verrà lanciato, anzi è stato lanciato a 179 dollari nel mercato americano. Ovviamente qui sicuramente il prezzo è di 179 euro. È un prezzo tutto sommato accettabile per quello che offre, considera sempre che è un microfono professionale. Io vi saluto, vi ringrazio a tutti, vi faccio ancora gli auguri di buon anno e ci vediamo la prossima settimana o più tardi fra 15 giorni con un nuovo video. Saluto a tutti da Andrea, ciao!